Questo festival di cinema internazionale trans, qua a Napoli già diciamo un po' di aperture ci sono, anche perché c'è stato anche un progetto che riguarda le persone transessuali che si chiama Altri Luoghi, dove ci sono tanti servizi alle persone transessuali, ce ne vorrebbero anche di più. Cosa dobbiamo dire alle persone? Dobbiamo far capire che le persone transessuali sono persone. E magari vedendo questi documentari, questi film che riguardano proprio le persone trans, riusciranno a capire il dolore che c'è dietro a queste persone. La festa si svolge con una serie di manifestazioni, avremo domani sera al Penguin Café la presentazione del festival e la discussione di queste questioni, avremo anche una tavola rotonda e un reading teatrale alla libreria Treves mercoledì, con Cristina Donaddio e Cino Cascina che faranno appunto, reciteranno alcune scene da Scendendo giù da Toledo e 5 rotte rotte per Jennifer, e poi ci saranno questi vari film che ci danno un'idea della condizione transessuale a livello internazionale. Domani verrà affidato un bel progetto del Fondo Sociale Europeo, che è anch'esso organizzato in questo modo, quindi una parte, quindi alle associazioni della città, una parte che riguarda appunto la diffusione della cultura, la lotta alla transfobia e all'omofobia proprio come fatto culturale, quindi una bella campagna di sensibilizzazione fatta nelle scuole, e poi uno sportello, quindi i due impegni proprio della filosofia di questa amministrazione.